Stiamo ragionando di un bilancio di previsione che sostanzialmente si è speso già per 11 dodicesimi. Siamo ormai a fine novembre, dunque diciamo, i giochi sono fatti, quelli che riguardano questa novità in particolare. Quello che però si evince diciamo, dal parere, soprattutto dei revisori, che è una cosa gravissima secondo noi, soprattutto perché è un parere condizionato, cioè in realtà è un parere che pone una condizione sine qua non rispetto alla quale, se non adottiamo le prescrizioni che ci sono state date dai revisore dei conti che tra poco vi leggerò, loro praticamente non approveranno il bilancio, quindi di conseguenza siamo obbligati a seguire quelle che sono le loro indicazioni. E perché siamo obbligati ovviamente a seguire le loro indicazioni? Perché evidentemente il bilancio, per quanto possa quadrare dal punto di vista tecnico, dal punto di vista reale, ci sono una serie di situazioni che lasciano preoccupati, lasciano tutta la nostra collettività. In primis è stata prevista l'aumento, diciamo, della tassa di soggiorno per le annualità che verranno, quindi quasi 600 mila euro, e poi sostanzialmente diciamo, i revisori dei conti rispetto al disavanzo diciamo, stabiliscono che non c'è, cioè che non è utile per l'ente continuare a fare ricorso all'avanzo di cassa, cioè a comunque fare ricorso alla banca per recuperare disponibilità di cassa che sostanzialmente non ci sono. In ogni caso, le conclusioni sono: il collegio raccomanda fortemente l'amministrazione, la giunta comunale, il responsabile dei servizi funzionari e finanziari, i responsabili di spesa dei vari piani esecutivi di gestione, di attenersi a quanto segue. A. Non impegnare capitoli di spesa corrente se non per motivi indispensabili al funzionamento dell'ente. Dunque parliamo di spese di natura ordinaria soprattutto. Mantenere tali economie fino alla verifica dello stato di attuazione dei programmi da adottarsi entro il 30 novembre prossimo. In quella sede, ove dovessero verificarsi minori entrate o maggiori spese rispetto a quelle previste, dovrà essere adottato un immediato provvedimento di salvaguardia per mantenere l'equilibrio economico-finanziario complessivo, convogliando tutte le economie di spesa alla copertura dell'eventuale minor gettito realizzato. Il 30 novembre non è quello dell'anno prossimo, il 30 novembre fra 5 giorni. E concludono: solo a seguito dell'integrazione richiesta, quindi loro chiedono al Consiglio Comunale, in sede di discussione, di integrare la delibera di approvazione del presente bilancio, stabilendo la giunta comunale, il responsabile di servizi e i responsabili di spesa, abbiamo detto, dovranno attenersi responsabilmente a quanto indicato dai revisori. Solo a seguito dell'integrazione richiesta, il parere sulla proposta di delibera così emendata si intenderà favorevole. Quindi, come ti dicevo, è un parere condizionato. Quali sono i risvolti poi sull'attività pubblica? Cioè, quindi l'interesse della cosa deve sapere il cittadino? Cosa deve aspettarsi? Il cittadino deve aspettarsi che oltre la spesa ordinaria sarà difficile che il comune potrà fare investimenti su servizi, su quello che sono diciamo, un po' anche le attività tipiche della pubblica amministrazione da svolgere sul territorio, manutenzioni, cura del verde, non lo so, soldi destinati per quanto riguarda la pubblica istruzione, per quanto riguarda il miglioramento dei servizi anche a livello dell'organizzazione comunale. Di certo la presenza, il fatto di avere 17 milioni di avanzo, di disavanzo e diciamo, non avere una capacità di cassa corrente, perché ovviamente non si incassa anche per motivi collegati con la pandemia, non rende certo questa possibilità collegata con la spesa prossima utile a fare degli investimenti e ad avere un comune che possa funzionare secondo i canoni di un comune turistico come il nostro. Qual è la responsabilità più grande di questa amministrazione, secondo lei? Le responsabilità sono indicate all'interno di questo documento e sono soprattutto quelle del mancato recupero di annualità pregresse di poste debitorie collegate con mancati introiti tributari sostanzialmente.